Roberto Bombini, allenatore di Quelli della Notte che ha iniziato il 2015 un po' come aveva finito il 2014, raccogliete il terzo punto nelle ultime 4 giornate, avete dilapidato un vantaggio importante, come se ne esce fuori da questa situazione? Buonasera a tutti e buon anno. Niente, se ne esce ritornando un po' umili come eravamo all'inizio, nel senso se tutti quanti sanno di avere un impegno e questo impegno lo portano avanti in maniera omogenea come tutti gli altri, se solo 8 di 20 fanno quello che devono fare, alla fine se ne esce, se ne dovrebbe uscire. Logico, poi il calcio è sempre un po' difficile da capire. Noi ci sono mancati in queste partite persone importanti, inutile dire che la squadra, il gruppo o chissà che cosa, ci sono delle persone che per noi sono fondamentali, su cui abbiamo impostato il nostro lavoro per quest'anno, tra virgolette, lavoro inteso come riferimenti, così. Se queste persone vengono a mancare è normale che qualcosa non c'è. Poi, come tutti avete visto, c'è Maurizio Tacchi che per noi era importantissimo, non è quasi mai venuto. Mauro Esposito che aveva fatto in 8 partite, 9, aveva fatto 13 gol, non è più venuto da un mese e mezzo. È lo stesso Alessandro Del Grosso, quindi non so poi chi dire di più, ma ripeto, questo è un discorso poi che ha radici lontane, è così, ogni anno succedono sempre queste situazioni qua, è un po' il nostro, come posso dire, il nostro modo di fare WISP è questo, forse è un po' sbagliato, però alla fine ci prendiamo questo e vabbè, sono sicuro che nel prossimo futuro cercheremo di fare come avevamo iniziato, insomma, almeno lo spero. Ma si può dire che a fronte di questa situazione, Quelli della Notte è più una formazione, come si suol dire, da coppa e non da campionato? Se vediamo l'anno scorso, probabilmente sì, diciamo che poi ci siamo messi a posto, poi o quando abbiamo fatto la Coppa Italia con quelle partite, quella squadra, è Ma logico che. quest'anno l'obiettivo è ancora il campionato visto l'ultimo mese, oppure appunto guardando l'evolversi del campionato si inizia già a pensare magari a qualcos'altro? No, vabbè, intanto il campionato è ancora lunghissimo, è aperto, voglio dire, sono convinto che oltre a dire che, come dicevano un po' tutti, che noi, forse il Pescara Smalt, ci sono altre squadre accreditate a fare bene. Poi devo dire che il Pescara Smalt sicuramente in questo momento ha qualcosa in più di tutti come organizzazione, come gruppo, già molto solido, con gli innesti che sappiamo, quindi alla fine in questo momento ha qualcosa in più, poi vedremo, insomma alla fine noi puntiamo a arrivare fra le prime quattro al limite, vediamo un po', vediamo la parte finale, quindi vedremo, dai, il campionato è lungo e siamo abituati a queste situazioni qua. Sicuramente siamo partiti molto meglio dell'anno scorso, adesso siamo in una situazione ancora rimediabile. Speriamo di poter fare quello che ci siamo prefissati, di avere tutti quanti a rapporto, ecco, non dimentico adesso l'ingaggio di Fabio Tiberi che è tornato e sono molto contento perché lui secondo me ci può dare una grossa mano, ecco, e sabato non è potuto venire neanche lui, quindi eravamo rimaneggiatissimi. Vedremo un po', chi vivrà vedrà, insomma, quello che sarà il prossimo futuro, insomma.